Allora ragazzi, buonasera a tutti quanti, come state? Ciao bellissimi, oggi vi mostro la mia spesa, la spesa dello streamer. Oggi vediamo insieme quali sono gli acquisti che faccio, che fa uno streamer quando fa la spesa. Oggi vi faccio vedere tutto quanto. Allora partiamo subito dalle prime cose, le cose più importanti, mi raccomando. Oggi la cosa più importante è questa. Guardate qua, sono questo prodotto. Al contrario però, io li chiamo sticky. Guardate che belli, vi piacciono? Oh, questi qua sono gli sticky, questo è il primo prodotto molto molto bello. Io li mangio, sono tipo delle patatine, sono molto buone e ve le consiglio. Andiamo a vedere poi gli altri prodotti. Ragazzi, mi raccomando, non possono mai mancare nella mia spesa, ovviamente, queste, che sono le castagne cotte a vapore. Qua io le adoro tantissimo, ragazzi, queste sono importanti per la mia dieta. Sono tantissimo, tante tante belle. Sì, live unboxing, vi faccio vedere un po' di cose. Poi, cos'altro compro? Questo no, del pomodoro, ragazzi. Il pomodoro, la passata, guardate qua che bella. La passata Mutti, sono fantastiche. Questa è tipo, io l'adoro. È il mio unico pomodoro che bevo, che mangio. Non so se si beve o si mangia il pomodoro. Vabbè, non va bene, si cuoce, ragazzi. Poi, poi cos'altro prendo di solito? Di solito prendo, ecco, anche questo, che è tipo succo spremuta di ananas. Questo qua pure, ragazzi, è molto molto bello, molto molto buono. Stai facendo la spesa per quando verrò io? Esatto, Tifferet, così mi date consigli. Ditemi cosa ne pensate intanto di questi prodotti. Secondo me il succo ananas, anche questo è molto molto carino. Poi abbiamo, ragazzi, una cosa molto importante che non può mai mancare nella mia spesa, sono le noci. Le noci, ragazzi, io le noci, le sapete, le mangio tantissimo e le adoro. Infatti anche durante le partite ogni tanto, se probabilmente me le metto già qui così dopo me le mangio. Secondo me è molto importante. Poi, ragazzi, cosa prendo di solito? Prendo della plastica, che insomma può sempre tornare utile. Per adesso però non mi serve, quindi adesso la metto un attimo di qua. Poi cos'altro tengo? Ecco, sì, dell'altra plastica. Sono sempre utili e quindi, ecco, vabbè, adesso la mettiamo via. Poi cos'altro prendo? Ecco, vediamo un po', ecco, dell'altro succo, vi faccio vedere, ragazzi. Questo è un altro succo, però è all'arancia. Questi succhi qua sono molto grandi, ok? Però ci sono anche quelle, le versioni piccoline, che si possono bere in una volta sola, così. Invece questi qua vi durano qualche giorno, però dovete finirli, perché sennò se li tenete tipo una settimana, poi non sono molto buoni. E questi li teniamo di là, sennò non so più dove metterli. Poi di solito cos'altro compro? Compro anche, ecco, il tonno, ragazzi. Il tonno è importantissimo. Tonno all'olio di oliva. Poi potete bere qualsiasi marca, va benissimo. Ecco, questo a me piace un sacco. Metti tutto in frigo veloce. No, non metti in frigo, il succo può stare fuori finché non lo apri, ok? Bello, lo finisco in un giorno il succo. Madonna, tutto quello? Vabbè. Sì, questo è comunque il mio corpo. Voi di solito vedete soltanto la parte sopra, però c'è anche una parte sotto, come vedete. Poi cos'altro prendo, ragazzi? Ovviamente il latte, cioè non può mai mancare il latte. Vi ricordate, sono anni che bevo il latte, non so voi se lo bevete. Questo qua è senza lattosio, però non è che io sono intollerante, cioè io bevo lo stesso anche il lattosio. Poi ognuno fa come vuole, non so quali siano le differenze. Poi andiamo a vedere un po' cos'altro c'è. Cos'altro abbiamo qua? Ecco, questo, ragazzi, è invece il succo piccolino, vedete? Però il problema è che questo era l'ultimo, infatti poi scadeva a maggio 2022. Vabbè, è l'ultimo succo che c'era, ed è pure scaduto, però vabbè, meglio di niente. Vabbè. Poi abbiamo un'altra cosa. Cos'altro abbiamo qua? Ah sì, giusto, delle presine, le compro tutte le volte. Questi sono i prodotti che compro ogni volta che faccio la spesa. Ogni volta delle presine nuove. Queste per esempio mi servono per prendere le cose quando sono troppo, troppo scottanti. Se no mi faccio male, poi dopo non ho più le mani per giocare a LOL. Il succo del Mekago, un pochetto che sto vedendo, questo è bello. Ragazzi, questa qua è la mia spesa tipica. Vi faccio vedere proprio i prodotti che compro. Poi vediamo un po' cos'altro trovo. Ah, questo è un processore, un Ryzen 7 3700X. Ecco, anche questo qua è sempre importante quando si fa la spesa. Non si sa mai che poi si scoppino gli altri. Bisogna sempre essere preparati a queste cose. Poi vediamo cos'altro prendo. Ecco, vedete, ragazzi, un flauto, perché non si sa mai che magari vi viene voglia di fare la Timo Song anche voi. Però questo, vedete, il problema è che è crepato, è rotto. Vabbè, però era l'unico che c'era, quindi vabbè, ma niente. Ovviamente hanno pochi prodotti. Poi vediamo cos'altro ho. Ecco, ragazzi, questo mi raccomando, lo yogurt greco. Questo tra l'altro me lo tengo qua, che me lo mangio, ragazzi. Yogurt greco magro alla fragola, molto buono. Mangiate anche voi tutte le fragole che potete. Il processore con cosa lo condisci? Quello che non si mangia di solito. Però poi vediamo cos'altro abbiamo. Ah, ecco, ragazzi, delle castagne cotte a vapore, che queste me le mangio adesso, tra l'altro. Ma quante cose mi sto tenendo per mangiare? Però forse un po' troppe. Vabbè, non fa niente. Poi vediamo cosa abbiamo. Una mascherina che raffigura qualcosa. Questo è molto importante, ragazzi, specialmente in tempi di Covid, prendetevi le mascherine che sono importantissime e non dovete infettarvi. Poi di solito, ecco, dell'altro tonno, però questo è già aperto, quindi ce n'è solo uno e l'altro l'hanno rubato. Però vabbè, anche questo è molto importante.
alla fine il tonno ci sta bene. Poi abbiamo un righello che può misurare massimo 30, cioè cose fino a 30 centimetri. Quindi ecco, vabbè, con cosa potete misurare con 30 centimetri? Vabbè, tante cose, massimo si sdoppia, fate puntini, segnetti, così arrivate anche di più. Poi cos'altro abbiamo? Vediamo un po'. Ho comprato 50 euro, ecco, perfetto, anche dei soldi. Bisogna sempre rimanerne, non bisogna mai rimanerne sprovvisti, insomma. Poi dell'altra plastica, però adesso non mi serve, quindi la mettiamo via. Poi cosa ho preso? Ah, ragazzi, ecco, un dado, perché qua bisogna sempre lanciare i dadi. E quindi se esce 6, vincete una skin, ricordiamocelo, quindi bisogna avere queste cose qua. È sempre importantissimo. Poi ragazzi, ah giusto, ecco, delle castagne cotte a vapore, perché queste sono importantissime, ragazzi, le castagne cotte a vapore sono molto importanti. Poi cos'altro abbiamo? Delle lenticchie. Le lenticchie, ragazzi, fanno molto bene, così come anche i ceci, i fagioli, tutta quanta quelle cose lì. Perché appunto, però magari non qui, perché sennò ci sarà un po' casino. Le lenticchie, no? I fagioli, i ceci contengono delle cose molto utili, come anche le noci. Non so cosa contengono, in realtà penso proteine, una roba del genere. Vabbè, quindi non... Poi ho comprato anche una patente, vabbè, questa può sempre essere utile. Poi cos'altro abbiamo? Dei ceci. Ecco qua. I ceci, ragazzi, anche questi, appunto, come vi dicevo, sono molto importanti come le lenticchie. Molto molto bene. Ma la busta di Mary Poppins, però, che l'hai comprata, è importante averla. Certo, la patente è sempre importante, ragazzi, no, non si va in giro, non si va nemmeno a fare la COP. Ah, poi ho preso una tazza con questo coso qua, c'è scritto anche Teamfight Tactics, però non ci gioco, quindi boh, in realtà non so neanche perché l'ho presa, ma era un'offerta a 2 euro. Poi andiamo a vedere. Ah sì, la nuova soletta per le mie scarpe, perché così abbiamo, sai, se la devo cambiare, così almeno è nuova e posso, insomma, stare meglio con i piedini. Poi, cos'altro abbiamo qua? Abbiamo il mais. Il mais, ragazzi, è molto importante. No, questo è anche con i piselli. Oh, cazzo, ho preso il misto, mi sa che mi sono sbagliato. Chiederò il rimborso. Vabbè. Poi, del vino bianco, questo lo bevo sempre quando voglio ubriacarmi, di Sant'Ilario. Mi raccomando, la marca. Ci sono un sacco di cose molto buone. Poi, di solito, le ultime cose, ragazzi, lo yogurt greco di nuovo. Questo lo metto subito in frigo, così me ne mangio uno. E la mia brioche, che adesso mangio anche questa. E poi ultima cosa, ragazzi, le castagne cotte a vapore, non potevano mancare ancora. E quindi, ragazzi, questa è la mia spesa. Fatemi sapere se vi piace mettendo like al video. Oh, che bello, ragazzi, avete visto la spesa dello streamer. Va benissimo, signori, scalata fino al top con Cugino Rap. E oggi siamo in duo con una persona fantastica. Ogni tanto facciamo anche delle duo. Cosa ha comprato, signor cugino? L'ho appena fatto vedere. Ragazzi, fategli l'elenco, se siete stati attenti, fategli l'elenco delle cose che ho comprato. Vediamo chi è stato attento in chat. Allora, come sta, signor complice? Nick in privato, buonasera, buonasera. Benone, in realtà. Mi ho mandato... Ah, mi ha mandato il Nick, ok. Lumache ovunque! Allora, ragazzi, oggi siamo con il complice, ovvero la persona più in basso del server di League of Legends, come ve lo ricordate, ci abbiamo giocato un po' di volte. E ogni tanto ci siamo beccati, ti ricordi quando ci siamo beccati tipo contro, mi pare? O eravamo in squadra, non me lo ricordo. Sì, ci eravamo incontrati sia contro che in squadra. E che campione posso prendere? Puoi prendere... Allora, vogliamo fare... Io vado top, tu vai giungla. Potresti fare, per esempio... Volibear volevi fare? Io faccio Pantheon top? Volevo fare Pantheon in realtà io. Ah, tu vuoi fare Pantheon? Sì. Ok. Allora io posso prendere Volibear. Possiamo fare così. Vediamo dal team nemico, sempre se non sono first pick. Se non sono first pick vedo se fare Volibear, altrimenti posso fare anche Garen, che come ti dicevo, così facciamo delle belle ulti. Adesso vediamo. Allora dai, prendo Volibear. Ah, ma non ce l'ho. Porca puttana. Abbiamo un problema tecnico. Beh, posso prendere Wukong. Vai. Buonasera comunque Andrea Teodori. Grazie ancora per la sub, anche a Sonico, grazie anche a te della sub. Grazie a tutti ragazzi di tutto questo supporto. Sonico, tu hai fatto follow e poi hai fatto la sub, ma io ti ringrazio, ti voglio tanto bene, ti mando un bacino. E adesso mi metto le rune del sesso e facciamo l'esplodi build, direi. Tanto di là non hanno nemici pericolosi, l'unico potrebbe essere, che ne so, un Cho'Gath, se diventa troppo grosso, ma noi non ci facciamo problemi, ok ragazzi? Facciamo un Magic Resist, anzi. Problemi qua non ce ne facciamo mai. Vai, siamo pronti? Ora dobbiamo fare un'azione molto molto bella, siamo con il complice in duo e andiamo a complicare la partita. Ciao Rap, stai benissimo con questo naso, grazie mille, infatti è il mio. Due con chi con il complice? Gioca Udyr, ci sono tantissime persone che lo giocano. Ok, fai l'esplodi build su Akali? No.
Un bel naso scroccante? No. Due congesti? No. Stasera non mi caga di nuovo? No. Ottimo, grazie, rap, ce l'ho anche sotto casa? No. Rap che compra alcol, mia nuova? No. Cosa ha comprato, signor cugino? Tantissime cose, Valerio. Questa domanda non risponderò e non la leggo nemmeno, così non sapete di cosa sto parlando. Facciamo lo scherzetto. Va Benvenuti bene, nella landa arrivo. degli evocatori. Non accontentarti del secondo posto. Ma no, ho appena visto che hai rimosso l'indicatore Prego, dell'elo. rispondi alla Eh sì, generosa Angelo, eredità. perché tanto la gente lo chiedeva comunque, quindi alla fine l'abbiamo tolto. Però se lo volete lo rimettiamo, eh. Non ti preoccupare. Vabbè, facciamo così. Va bene, ragazzi, lo rimettiamo. Chi Io non oggi compro parla cose di con marca perché te? alcune cose è meglio quelle fasulle. Non sta solo in TFT la spatola, ma se non erro non stava anche tipo in quella, in quell'altra cosa, come si chiama? Adesso Minion in azione. possiamo chiederti l'ero. Stava anche nell'altra modalità, non mi ricordo quale. Il mio Vado a viaggio vedere se è nel è Tribash. iniziato. Brizza il Nexus, vedete? Secondo me, vabbè, tu resta lì. Magari potrebbe essere qua. Sai che ha pullato il jungler. Sì, ma tanto Adattati per passava lo cercare stesso in lei. sicurezza. Vediamo Niente, ragazzi, come dobbiamo fare qua? un po'. Mannaggia. Niente. Ma Ha scusami. pullato. Mazzo, me ne vado. Ah, ecco. Ecco, cacchio. Niente. Ha messo un pochino tanto, cioè, Infatti. lui stava tornando in si è trovato sto tizio che gli ha tirato una spadata. Vabbè, tutto normale. Vabbè, è stato molto bello questo incrocio. Vabbè, tutto ok, nessuno si fa domande. Provare se c'è Lobo Bot, molto bello. Ma noi abbiamo Photoshop, che è ancora più bello. Tutto qui quello che sai fare? Ciao Long. Mamma mia, che danni, ragazzi. È già morto. Sì, è già morto. Guarda, grazie allo Spartano che ci ha aiutato, il vero complice di questa partita. Lui è il teleport, quindi stiamo attenti che potrebbe tornare presto. Ma forse decide di no. Ha deciso di sì. Oh, chi cazzo? Meglio se me ne vado. Cosa vedo nei miei occhi? Sto andando a gankare mid. Vieni qua. Cioè, Viego qui dentro. Vai, picchiamoli tutti. Mamma mia! Il vero complice! Che potenza, complice. Ok. Tu mi raccomando, dopo ti aspetto in top lane. Facciamo delle belle cose a questo Cho'Gath. Questo è stato un fantastico roaming. Abbiamo letto per bene la mappa. Complice, tu quanti LP guadagni più o meno a partita? Che qua in chat si stanno lamentando che guadagnano più 9 e meno 12. Ah, io di solito gioco e non me li danno. Non ho visto proprio il guadagno. Ma tipo, tu la prima volta che hai fatto le 10 ranked, cosa ti hanno messo? Hanno messo Iron, non... Ma però eri tipo dopo Iron 1, sono... Iron 2 o eri Iron 4 direttamente? No, ero Iron 2 o qualcosa del genere, ma trovavo gente molto forte all'inizio. Forse Quindi tu perché eri Iron avevo 2, un ma non ne hai mai vinta traffico una? O ogni tanto le alto. vincevi? No, non tantissimo, poco ne ho E vinte. quando le vincevi che erano 2, però non te li dava gli LP. Quindi. No, No. non te li dava mai. Cioè, tu hai questo bug che il tuo account non guadagna LP. Dopo, se vinciamo questa partita, mi devi dire quanti LP hai Abracadabra! guadagnato. Va bene. Caso non ci mandi lo screen. Io
Io ne guadagno zero, ma penso perché non gioco più. Beh, vedi Grisele, questo è un buon modo per non guadagnare. I gatti non ti corrono dietro il quadro. Ecco, no, no, no. I gatti no, ragazzi. A parte che... allora, un gatto adesso non si trova più, è disperso. Infatti lo stiamo cercando, ma non l'abbiamo più trovato. Sono 3 giorni che non torna a casa. E poi abbiamo un altro gatto. Cioè, io non vivo con i gatti, per esempio, ok? I gatti stanno a casa loro. Hanno la loro abitazione. Io ho la mia. Non voglio mischiare le due cose. Un conto è la vita con i gatti e un conto è la mia vita privata. Questa piantina la guardo e facciamo così. Va bene, facciamo che andiamo dai golem anche. Andiamo a vedere chi c'è. Nessuno. Perfetto. La casa dei gatti è poi c'è la tua. Esatto, ci sono, ho 2 case diverse. In una ci sono i gatti. Il gatto disperso è maschio. Tutti i 3 gatti che ho sono maschi. E tutti e 3 i gatti che ho sono anche stati... mi sembra che si dica sterilizzati. Ecco, quindi non ci sono problemi, ragazzi, in teoria. Cugino, ciao, mangia lavandini. Finalmente riesco a vederti in live. Vedo ogni singolo video, ma non riesco a stare su Twitch. Allora mangia lavandini, ben arrivato anche qui in live. E Calacchio, grazie del follow, ben arrivato. C'è una scimmia qui dentro e lui lo sa. Cioè lui non reagisce, lui prende solo le botte dal mio bonk, dal mio bastone, ma non reagisce. È passivo questo, sì, molto passivo. Vai, sei pronto? Lo lancio in aria. Benissimo. Allora, non dovrebbe avere il teleport, quindi in realtà se lo aspettiamo lo possiamo uccidere facendo la tecnica Vietcong. In 2 viene ancora più potente. Uscio questi minion e ci mettiamo là. Sì, sì, tu inizia ad andare lì. Tanto il teleport quanto cooldown ha 360, quindi sì, non ce l'ha. Adesso arrivo anch'io. Ok, eccolo lì. Vai. Molto bene, molto bene. E ciò gatto non torna in lane. Bravissimo complice, hai visto? Così hai imparato la tecnica Vietcong. Cosa ne pensi? Ti piace? Potenza. La userai nelle tue partite? Se mi ascolteranno, sì. Ma qual è il tuo main? L'elo? No, no, il tuo personaggio. Ah, Zed. Attenzione, attenzione, qua non bisogna mai attaccare nemici sotto le torri. Se no, la torre ti attacca. Questo qua forse possiamo girarci. Vai, vai, vai. È matto. Vedi. Mamma mia. Adesso torniamo anche su Cho'Gath, se vuoi. Nessuno ancora, 2-1. Benissimo. Cho'Gath non torna in lane in questo momento. È morto 3 volte di fila per tornare in lane. Va benissimo. Molto bene, molto bene. Ha 4 morti. Adesso facciamo una challenge. Proviamo a portarlo a 20 morti. Tanto se continuiamo così, lui continua a morire e noi continuiamo a fare soldi. Quindi ecco, rimani lì dentro un altro po' e vediamo di fargli fare un'altra morte in questo modo. Questo sarà la nostra tecnica. Sono stato tutto il tempo indietro Viego a me. Sì, sì, Viego è rimasto più indietro. E poi dopo ce l'hai la ward da mettere? Sì. Ah, perché ho preso esperienza con probabilmente quello. Sì, poi adesso è la ulti. Ok, vai, vai, vai. Leg splash, ottima tecnica. Mamma mia. Qua siamo i Vietcong, porca puttana, non si torna in lane. Mamma mia, ragazzi, che potenza. Il cugino e il complice, la doppia C. Ottimo, ottimo. Ciao, messo amante. Mangia lavandini, grazie per la sub 4° mese. Ma vedi che la sub ce l'hai tante. Chissà se imparerà. Dovrebbe fare il TP. Basta. Ma come basta, vinci? Tra poco da meno soldi di Minion Mago. Va bene, va bene. Adesso andiamo back e compriamo degli altri cosi. E ancora non vi insulta sul Cho'Gath. Ma noi non stiamo facendo mica niente di male. Stiamo sfruttando la tecnica del cespuglio. E lui non so, continua ad andare in avanti. In realtà questa tecnica ti permette di mandare indietro un nemico. Il problema è che vai indietro anche tu, perché tu devi aspettare tutto il tempo che lui torna. Quindi adesso il povero complice è un po' indietro.
Però non fa niente. Ok. Vabbè. È passato dal cespuglio, sì, addirittura ci è andato dentro sto giro. Cioè, amante del pericolo, oddio, era lì, io stavo mangiando il mio yogurt. Vabbè, non fa niente. Ci facciamo ovviamente l'esplodi build in questo caso, che mi piace sempre tanto, lo sapete. Ho fatto altri soldi. Siamo già ricchi qua. Ho controllato il suo account. Hai un MMR in solo queue disastrato. Hai Iron 4, 0 LP con un MMR così è dura darti LP anche per vittoria. 5 win, 43 lose in Iron 4. Forse ne hai perse troppe, complice. Ma come 5 win? Ma scusa, noi quante partite abbiamo fatto quest'anno insieme? Sto arrivando. Vai. Oh no! Sei rimasto tu e la ranocchia. Guardalo! Lui è amante del pericolo, questo tizio. Cioè, vedi come... Lui è venuto lui a cercarci. Vedi, Cho'Gath proprio gli piaceva. Hai la ulti? Sì. Avvicinati il più possibile che adesso lo ultiamo. Mentre torna in lane di nuovo. Ok? Mm-hmm. Vado a mettere una ward. Probabilmente 5. No, ma noi ne abbiamo fatte 3 o 4 di partite. Domani lo esame, puoi darmi la buona fortuna? Il vale, però costa questa cosa, eh. Ok, posso arrivare già qua. Sì. Però a questo punto arrivo a piedi. Ulta. Mamma mia, perfetto! È volato sto Pantheon. Aiuto. Mamma mia, ragazzi, che cattiveria. Ma vedi che poi giochi anche bene. Mi segui le call e tutto. Quindi in realtà mi fa strano che tu abbia perso tutte queste partite. Adesso che mi ha distrutto la torre top, purtroppo ovviamente non possiamo più fare questo giochino. Oppure sì, possiamo farlo tra le altre due torri. Sarà più difficile in realtà, però possiamo andare. Sento gold ottimo, un carry. Questo account risulta così. Poi se ne usa un altro non so rispondere. Su questo account vedo queste statistiche. In effetti non è messo bene. Eccolo, vedi che ci viene a cercare? Ormai lui è un amante di questa pratica. Perfetto, bravissimo. È un amante, vedi? Cioè, proprio è stato lui a venire a cercare noi adesso. Ormai ci cerca. Ma è fortunato sto game. Sono scarsi più loro. Ma ricordati che solo non è sempre solo questione di fortuna, ok? La fortuna può influenzare qualche partita, però non tutte. Quindi tu hai detto che sei stato sfortunato nella maggior parte. E quindi, vabbè. Adesso facciamo la stessa cosa botlane, invece, va bene? Adesso vedi, la loro botlane è intatta, 2-0-0-0. E adesso andiamo a fare la tecnica Vietcong su di loro. Così per cambiare un po'. Tanto lui, cioè, non rientra più nella partita. Adesso l'abbiamo... È proprio goloso, è golosissimo questo Cho'Gath. Lui piace. Viene qua, proprio ci cerca. Oh, madonna santa, ecco, vedi, adesso finalmente hanno una morte. Adesso andiamo qua e ci mettiamo a fare la stessa cosa, la tecnica Vietcong qua giù. Ce l'hai la ulti? 80 secondi. No. Va bene. Mo io mi metto qua dietro e aspetto. L'unica cosa che va a fortuna è il crit. LOL non è un gioco di fortuna, è un gioco di numeri. Ok. Però magari dipende anche da chi ti mette in squadra, giusto? Quindi è quello che lui intendeva. Ok. Se ti mettono in squadra delle persone più scarse di quelle che ti mettono contro, giustamente hai avuto un pochino più di sfortuna. Però questo non vuol dire che tu non possa riuscire ad averla meglio. Quello magari intende. Il bastone di drago, sì. Fai il drago non aspettare. No, io aspetto. È la nostra tecnica, ragazzi. L'attesa è la virtù dei forti. Giusto? L'attesa è la pazienza dei forti. Giusto. La virtù dei... Ma che cazzo ha usato quello? Otterrò la perfezione. Oh, eccolo. Yumi. Il topo! Ok, ho ucciso il topo. In realtà è un gatto, però... Sì. Ok, qua c'è Veigar. Pure lui...
Ma dove è andato Zix? Cioè io... Ah, ma Zix è dal drago. Ah, sono passati. L'hanno fatto loro. Sì. Vabbè, andiamo qua. Andiamo, mi butto. E vabbè, hanno preso il drago, ma non fa niente. Noi prendiamo loro. Perfetto, perfetto. Ottimo, complice. Potentissimo. Sì. Adesso non distrugge la torre. E facciamo la tecnica Vietcong qui dietro. Che appunto loro non hanno niente adesso da fare. La differenza tra Iron, Bronze e Silver è veramente poca. Ma state 18-5. Colpa loro che non hanno aiutato Cho'Gath. Però Cho'Gath dopo un po' non vale più soldi. Ma Yumi che cazzo di build ha? Flash. No vabbè, ma Yumi è un bot. Al flash e medaglione di solare di ferro. Perché è un bot la loro Yumi. Ciao Riccardo 90, tutto bene? Voglio un effetto, va bene. Tecnica Vietcong. Andiamo, sei pronto? Vai. Perfetto, perfetto ragazzi. Ora lo rifacciamo, eh. Prova a scrivere a Yumi. Ucciderlo? Qua ci sono i Vietcong, ragazzi. Non si può. Hai una word da mettere qua? No. 30 okay. Secondi. Oh, e siamo fermi qua. Che bello, Zesty. Mi ha fatto venire voglia di yogurt. Infatti è molto buono, ragazzi. Vai a comprare. No, non mi fa, non mi va. Voglio stare qua. Tanto noi siamo arrivati a un punto che noi... Ah, ma Zix è andato top lane. Siamo arrivati a un punto che one-shottiamo tutti. Però non ci sono. È più facile vincere con qualcuno. Bisognerebbe sempre fare duo, ragazzi, avete capito? La squadra avversaria si poteva svegliare e mandare il jungle in top, eravate 2v1. Infatti noi abbiamo sfruttato il fatto che possiamo... Vedete ragazzi la cosa forte? Cioè, pensate un attimo a quello che abbiamo fatto noi. Dai Rap, torniamo in base. No, ti prego, altri 5 minuti, esatto. Voglio stare ancora qui a giocare, mamma. Allora ragazzi, cosa abbiamo fatto io e lui? Ci siamo avvantaggiati del fatto che siamo in duo, abbiamo una comunicazione migliore, siamo andati in top lane e abbiamo ucciso un nemico 8 volte di fila. Perché loro non riuscirono, cioè nello basso è difficile riuscire a battere delle persone che si sono messe d'accordo e stanno comunicando bene, ok? Vedete poi il complice non ha tutta questa esperienza, no? Ecco, quindi se lui riuscite a comunicare con me, vedete, voi potete fare la stessa identica cosa. E quindi... No, non ci sono state pentakill. Quindi, ragazzi... In realtà il jungle avversario avrebbe dovuto rubare tutta la giungla e far fidare l'altra lane. Sì, esatto. Però non sapeva come comportarsi. Nessuno sapeva come comportarsi nella squadra nemica. E quindi cosa è successo? È successo che, niente, è andata allo sbando. E noi abbiamo preso molto vantaggio. E adesso potremmo anche chiudere la partita, penso, immediatamente. Siamo 36 in generale. Anche Mid ha vinto 8-1 da sola, senza che nessuno abbia fatto niente, mentre era anche contro il jungler. Visto che Jungle era top. E quindi quindi ragazzi, io non ho amici che giocano a tutti. Fa schifo LOL. Ok, magari tu dici che non hai amici, però guarda qui in chat quanti amici che ci sono. Ci sono un sacco di cugini. C'è anche Illichan che è arrivata adesso. Tanto che tiro sto flash. sì. Quindi ragazzi, in generale, cioè, questa cosa qua, voi potete avvantaggiare il fatto di essere duo per comunicare meglio. In elo basso fanno più fatica, ovviamente, i nemici dopo a controbattere una cosa del genere. Cioè, come facevano loro a battere la nostra tecnica, che ci siamo messi lì così? Per quanto assurda fosse, perché era una tecnica assurda, cioè, noi siamo stati letteralmente dei minuti interi ad aspettare nel cespuglio. Però, intanto, è una cosa che ci ha portato molto vantaggio. In questo momento... quello non può fare niente! Cosa succede? Nascondi tutte le puntate!
Nascondiamo tutte le puttane, è arrivato Malgax, ragazzi. Grazie mille per il ride, benvenuti. Benvenuti, com'è andata? Sono in promo per Master, cazzo, l'ho visto dalle tue storie. Dicevo, ma porca puttana, il ragazzo ce l'ha fatta. L'anno scorso non riusciva neanche a fare il diamante, invece guardalo adesso, com'è cresciuto bene. E anche il suo streaming. Cioè, non lo so se riusciva a fare il diamante. Comunque, vabbè, l'ho sparata grossa perché così, dai, ci sta. GG, bravissimo, ti meriti il Master. Meno male che hanno fatto Velvet, altrimenti non ci sarebbe riuscito. No, dai, certo. Grande Malgax. Sono tanto contento per te. Ti ho taggato anche su Instagram, poi ho visto che mi penso mi abbia tu ritaggato, ma non trovo più il mio messaggio perché è troppa gente spammata. L'anno scorso eri la stack Platino 3, allora ci ho preso. Infatti mi ricordavo, comunque un grande salto di livello, ragazzi, da Platino 3 a Master in una season. Master ancora no, però ti auguriamo una fantastica promo. Mi raccomando, avvantaggiati anche tu delle duo. Cosa ne pensi di Velvet? No, niente, non ne penso nulla. Penso che... manca ancora un mese alla fine della season. Dai, è un mese per fare 5 partite, di cui 3 vinte, giusto? Penso che sia fattibile. Quindi potresti letteralmente finire la... cioè, quanto è il drop di inattività? Cosa cambia Master 200? Oddio, non c'è Zix, aspettate. Mi guardo con la copia. Voglio solo uscire da qui. Non mi attaccare, vi prego. Voglio solo andarmene. No! Che palle! Dai... 14 giorni, Jimmy? No, chi è? Sì. Non mi hanno aspettato che... Io volevo solo andarmene da lì. E deciso da farsi col reset. Chi è che l'ha preso? Veigar? Oddio, sì, Veigar stava a 0,8. Beh, gli ha vendato 1000 gold. Vediamo che non sia il prezzo della partita. Quanta P ha fatto già? 83 extra di 151. Quindi ha più AP farmato che AP comprato. Complimenti. Mi sa che la mia carriera ranked è finita. Ah, se comincio poi devo lasciare l'università. Vabbè, ci sono certe cose nella vita che hanno la priorità, no? Quindi ti consiglio di non fare questa cosa qui, che magari potrebbe essere non carina. Quindi lascia pure l'università e concentrati su LOL, le cose importanti. Giochi tipo giorni gratis in cui puoi non giocare, ha capito. Vai, abbiamo fatto pure il drago. Adesso cerchiamo di finire la partita. Vedi, abbiamo il quintuplo delle loro kill. Ne abbiamo 40 e loro ne hanno 8. Quindi significa che siamo più forti. E significa che allora vinciamo adesso. Vedi, io ulto anche la wave per fare prima. Hai visto? Te l'ho detto che vincevamo. Era proprio matematico. Quando è il quintuplo delle altre kill. GG. Rimasto. Non, niente. Stronzi. Vaffanculo. Niente. Va benissimo, ragazzi. Abbiamo finito la partita. E direi che siamo andati molto bene. Bravo, signor complice. A te un bel cuoricino. Cuoricino tattico. Bravo, anche tu. Sei stato molto bravo. Grazie mille. Hai visto? Abbiamo reso la vita difficile a quel Cho'Gath. Siamo riusciti ad avvantaggiarci della nostra duo per avere la meglio e fargli fare tante morti. Bravissimo. Mi hanno dato anche degli altri dell'Honor. Ottimo. Però io non ho fatto più danno di tutti, è stata Vex. Comunque i due support erano dei bot, sia Tarek che Yumi. Erano due bot, anche il nostro, vedete. Tutti quanti con col sorvegliante, i bot. E quindi praticamente come se avessimo giocato una 4v4. Cioè, ragazzi, cioè, questa è la nuova League of Legends. In Iron ci sono le 4v4. Beh, meglio, ci sono meno cose a cui pensare. Va bene, signor complice, è stato un piacere giocare con te. Quanti LP hai fatto? Hai fatto lo screenshot? Stavo vedendo, è ancora più zero. Ma com'è possibile più zero, scusami? Lo faccio vedere. Guarda il mio profilo. Mi hai tra gli amici, no? No. Però, ecco... Però 4-0 LP, però ne hai vinte 7. Però ne ok. E main Z comunque. Sì. Sì. Quale hai provato giungla, hai fatto 18-6 senza item però. Vedi, ecco, gli oggetti sono importanti da comprare, quindi ti consiglio di acquistarli, perché sennò ovviamente è più difficile. Però hai fatto un buono score comunque per non avere oggetti. Vabbè. Va bene, dai. Ti saluto adesso, signor complice. Va bene? Va bene. Ci becchiamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie per il... La verità è nell'oscurità.
Sparta.